salve, come va? Mi stavo solo riposando un po'. Una giornata faticosa. Da un sacco di nuovi arrivi, io lo definisco l'arrivo dei dipartiti. Ah, beh, torniamo al lavoro. Al diavolo, l'ultimo e poi vado. Solo un goccetto mi rimette in sesto. Alla salute. Oh, è meglio. Oh, il dottore è pronto a visitarla. Oh, sei orrendo. Mio caro, sei orrendo. Beh, che importanza ha l'aspetto esteriore? È quello che abbiamo dentro che conta. Ah, deceduto per cause naturali. Cause naturali. Cause naturali. Sempre cause naturali. Io odio le cause naturali. Datemi un bel cadavere tagliuzzato in cui brufolare e mi farete felice. Ah, ecco così, va bene. Corpo impacchettato. In caso di omicidio, suicidio, morte violenta, il corpo lo impacchettano così. Questo è stato rinvenuto su un'autostrada deserta a molti chilometri dalla città più vicina in una notte da far paura. Passiamo alla cronaca nera. È stato scoperto un altro omicidio ad Adamsfield oggi. Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto nascosto dentro ad un cassonetto del centro commerciale. Il capo della polizia di Adamsfield, Ardeth Anderson, ha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio dopo la scoperta del cadavere. La polizia ritiene che la donna sia l'ennesima vittima del misterioso assassino già responsabile di una serie di omicidi tuttora irrisolti, ma accomunati da numerose analogie che fanno pensare... Io me la farei sotto dalla paura a lavorare di notte in un posto così. No, so badare a me stessa. E poi non sono io quella che deve tornarsene da sola in un appartamento vuoto. Ti ringrazio tanto. Puoi venirmi a prendere domani mattina? A che ora? 7. No, però è l'ultima volta che ti chiedo un passaggio, te lo prometto. Hanno detto che mi ridanno la macchina domani. Ti pago la colazione. D'accordo. Andata. Desidera? Sono Anne. Bene. La ragazza nuova. Ah, sì, certo, accomodati. Grazie. Ciao. Ciao. Scusa il ritardo. Non preoccuparti. Sai, sembra identica alla stazione di servizio dove ho lavorato il mese scorso, anche se quella era un po' più piccola. Allora sai già come funziona. Mm-hmm. Quello è il registratore di... Batti il numero della pompa ed esce lo scontrino. Sì, esatto. Quello è per le carte di credito. Sì, la conosco. Senti, vicino alla firma devono scrivere anche il numero della patente, d'accordo? D'accordo. È importante. Mm-hmm. Il televisore prende solo 3 canali. Tanto devo pensare solo a studiare. I prezzi delle sigarette sono scritti lì sopra. Visto. Ok, allora... Lì c'è il bagno. Beh, ecco, noi preferiamo chiamarlo la sala riunioni degli impiegati. Sì, certo. Senti, devo fare la chiusura di cassa quando mi danno il cambio. No, no, non c'è bisogno. Tu pensa solo a prendere i soldi e a dare il resto. Sì. Senti, la porta si chiude automaticamente se esci, quindi... Le chiavi? Oh, le chiavi, già. Dove diavolo le ho messe? Ah, eccole qui. Questa... apre l'ufficio, l'altra tutto il resto, ok? Certo. E... i gabinetti esterni? Sì. Beh, credo di averti detto tutto. Mm-mm. Sai, mi sento un po' in colpa a lasciarti qui tutta sola. No, me la caverò. Hai sentito il notiziario? Sì, orribile. Facciamo così. Se c'è qualche problema, perché non... non provi a telefonarmi, eh? No, grazie. Lo farai? Certo. Ok. È tutto allora. Io vado, buonanotte. Buonanotte, capo. Ciao.
Un pacchetto di Coronados. 2,75. Vuole qualcos'altro? Che sta leggendo? È per l'università. Studentessa. Io non sono mai potuto andare all'università, lo sa. Ho un po' di bourbon in macchina. Potresti venire a bere un goccetto con me? Ci rivedremo un giorno. Accidenti. Salve, mi serve il pieno, super, verde. Numero 12? Sì. Non l'avevo mai vista qui prima. È la prima notte. Firma il numero della patente, per favore. Lei è di Adensfield. Ha indovinato? Grazie. Che cosa studia? Psicologia. Ho un esame la prossima settimana. Spero di alzare la media. Va all'università? Mm-hmm. Non le viene mai voglia di rilassarsi un po', di andare in un bel posto dopo aver studiato? Beh, ogni tanto. Provi all'Oak Lounge, è in fondo alla settima, vicino alla superstrada. Suona un buon gruppo nei weekend. Magari possiamo incontrarci un giorno o l'altro e giocare a biliardo. Sono negata a biliardo. Ancora meglio. Beh, arrivederci. A presto. Accidenti.
Mi serve la chiave del gabinetto. Ho bisogno di andare di corsa in gabinetto. La chiave è nell'ufficio. Vado a prendere la copia. Torno subito. Metti tu la benzina, io devo andare al cesso. Woohoo! Tesoro! Ciao, bellezza. Senti, dammi $20 della tua super senza piombo alla pompa numero 9 laggiù, ok? Una brutta serata, eh? Che succede? Vorresti andare a spassartela? Una bella ragazza come te. Senti, serve la chiave per il bagno dei maschi? È già aperto. Santa, può farmi un favore? Certo, dimmi. C'è un uomo che è andato in bagno poco fa, aveva un'aria un po' strana. Un matto, eh? Sì, ecco. Volevo chiederle, le dispiace andare a vedere che combina? Ci penso io. Yuhu! Da qui non esce niente! Non sento. Qual è il problema? Oh, la pompa non funziona! Deve prima alzare la leva. Ah... No, la leva! La leva della pompa! Non importa, faccio io! Mi dispiace disturbarla. Di solito non vado ai self-service. Ah, grazie. Oh. Si è addormentato quello, è abbracciato alla tazza. Ho preso la mira e l'ho scavalcato. Pete, vergognati! Quando devi farla, devi farla. Non devi preoccuparti, tesoro. Quello non si sveglia neanche con le bombe. Lascialo pure dormire. Ma ha preso almeno la chiave? Oh, l'ho lasciata attaccata alla porta. Ti prego, Pupo, andiamo, è freddo. Ci vediamo, bella bambolina. Entra, entra. Thank you.
prego, rispondi, Bill, ti prego, rispondi, rispondi. Salve. Sono Bill. Non posso rispondere al telefono al momento. Quindi perché non provate a lasciare un messaggio? Ecco, ho un brutto mal di gola. La cosa migliore sarebbe che richiamaste. Se invece volete lasciare un messaggio, dovete solo aspettare il beep. Thank you.
rivolevo la mia carta di credito.